Vogliamo definire la nostra situazione. Vogliamo definire la nostra situazione, cioè Abramo viene chiamato, abbiamo visto che era già avanti negli anni e quindi può sempre esserci una chiamata in ogni tempo. Ma in che modo venne chiamato? Quando era a posto, pronto? A quanto pare no, perché in Genesi 11, versetti dal 26 al 32, dice: Terac aveva 70 anni quando generò Abram, Nacor e Aran. Aran generò Lot. Aran poi partì, Aran poi morì alla presenza di suo padre Terak nella terra natale. Abram e Nacor si presero delle mogli. La moglie di Abram si chiamava Sarai e la moglie di Nacor, Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. Sarai era sterile e non aveva figli. Poi Terak prese Abram, suo figlio, Lot, figlio di Aran, cioè figlio del suo figlio, e Sarai sua nuora, moglie di Abram, e uscì da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. Arrivarono a Carran e si vi stabilirono. Terak morì in Carran. Tutte queste cose ci dicono che Abramo non era messo così bene perché aveva una moglie sterile, gli era morto il padre, gli era morto il fratello ed era anche lì in un luogo. Carran non era la terra promessa, era un luogo solo di passaggio. Era un luogo in cui era come fosse ancora deserto, come se non ci fosse la piena grazia. Ed ecco che è proprio lì, in quella situazione, che Dio chiama. Allora, noi a volte vorremmo essere diversi per poi fare delle cose, ma ecco che la chiamata a volte arriva proprio nel momento in cui non siamo messi proprio male. Quindi vogliamo definire oggi la nostra situazione, come siamo messi. Voi sapete che le guarigioni di Gesù sono avvenute proprio alle persone che erano messe male. E Gesù disse proprio: sono venuto per gli ammalati e per i peccatori. A volte noi guardiamo le altre persone e diciamo: ma sono proprio messi male. Ebbene, forse è proprio lì che Dio vuole intervenire, ma per poter intervenire ha bisogno della mia e della tua fede. Ha bisogno sovente che io e te ci crediamo, che Dio può cambiare tutte le situazioni. Che Dio può partire dal deserto per renderlo una terra fruttuosa, un giardino. Può prendere un grande peccatore, omicida anche, vedi Saulo, e farlo diventare un grande santo, Paolo. Abbiamo la storia dei santi, Sant'Agostino e così via. Meno male che la mamma, Santa Monica, ha creduto che le cose potevano cambiare e quindi ha perseverato. Cosa dobbiamo fare? Cosa vogliamo definire? La nostra situazione. Senza far finta di nulla, vogliamo oggi definire ancora la situazione nella quale Gesù vuole lavorare. Lo so, io e te chiediamo tante cose a Dio, ma forse prima di poter cambiare delle cose dobbiamo vedere le cose. Vedere le cose come stanno, forse dietro. Dentro, soprattutto magari nel nostro cuore, ci sono delle cose alle quali Dio deve mettere mano. Forse ci troviamo in certe situazioni, siamo messi male fuori perché siamo un po' messi male dentro. Bene, uno dice no, male. Beh, in questo male Dio, il bene, vuole intervenire. E allora fermiamoci, come dice la parola di Dio, fermiamoci alla presenza di Dio. L'ha detto Dio anche a Elia prima di dargli delle indicazioni. Fermati alla presenza di Dio, tira fuori tutto. Fai vedere, condividi tutto quello che è fuori, ma soprattutto anche dentro, perché poi noi rischiamo di entrare nella lamentazione di tutto fuori. Invece qui non si tratta di lamentarsi, è così, se avessi avuto altri genitori, altre cose, non sarei così. Dio dice: smetti di lamentarti e vediamo questa situazione. Presenta a Dio la tua situazione, soprattutto quella del tuo cuore. E vedrai che qualcosa inizierà a succedere. Padre eterno e santo, tu ci chiami proprio così come siamo. Ancora oggi tu conosci perfettamente la nostra situazione, perfettamente tutto quello che stiamo vivendo fuori, ma anche perfettamente tutto ciò che è nel nostro cuore. Tu, Signore, sei tu che hai creato il cuore delle persone, sei tu che conosci ogni cosa. Prima che un pensiero venga fuori, tu già conosci.
Allora, Signore, non vogliamo più mascherarci. Non vogliamo essere ipocriti, tirare su delle maschere, no. In questa Quaresima, in questo tempo, vogliamo toglierci queste maschere. Vogliamo spalancare il nostro cuore. Vogliamo lasciare emergere tutto e poi darti tutto, sapendo che tutto quello che viene messo nelle tue mani, perché rivelato, perché venuto a galla, tutto quello può essere toccato dalla tua potente divina misericordia. Allora non vogliamo più perdere tempo, Signore, perché tu hai un progetto per ognuno di noi. Non vogliamo più arretrare, scappare, accusare gli altri, ma vogliamo fermarci. Sì, vogliamo fare un quadro della situazione in questo tempo e metterlo nelle tue mani, raccontandotelo. E dicendo poi: Gesù, confido in te, sapendo che tu puoi agire in ogni situazione. Non c'è situazione così terribile nella quale tu non possa agire. Difatti, Signore, sappiamo che tu hai risuscitato vari morti. Significa che le peggiori situazioni sono state cambiate dal tuo divino intervento, dalla tua potenza. Quindi non c'è situazione così malmessa nella quale tu non possa mettere mano. E allora, Signore, eccoci qua alla tua presenza, donandoti ancora tutto affinché tu possa mettere mano a tutto.